Radio Radicale, siamo in collegamento con David Willey, giornalista, che è stato giornalista della BBC, ha seguito le vicende degli ultimi cinque pontefici, ha scritto anche numerosi saggi, l'ultimo dei quali anche su Papa Francesco, per parlare dell'addio di Padre Georg dal Vaticano. Dal 1 luglio Padre Georg tornerà nella sua diocesi d'origine. Ricordiamo che il segretario di particolare di Benedetto XVI, che era prefetto della casa pontificia fino allo scorso 28 febbraio, ha ricevuto una lettera di poche righe, i quotidiani dicono 2 righe, dal Papa per lasciare al più presto il Vaticano. Allora, David Willey, era prevedibile, insomma, tutti ormai si aspettavano questo passaggio. Forse tutti, tranne Monsignor Ginsberg, che doveva essere un po' scioccato, credo che lui è stato mandato via. Per lui sarà un po' brutale, ci si è cacciato dalla casa dove ha abitato con Papa Benedetto per tanti anni, ma era ovvio che con la morte dell'ex Papa non c'era più un ruolo per lui nelle sedi del Vaticano a continuare a fare un po' il go-between tra Benedetto e Francesco durante questo lungo periodo dove tutti e due si trovavano nel Vaticano, una cosa, un momento unico nella storia del Vaticano, quando due papi, un papa e un ex papa, coabitavano, si deve dire abbastanza amichevolmente, ma lo stesso. Allora, lui, Benedetto XVI, il Papa emerito, ha cercato di evitare ogni polemica con Papa Francesco. Però ci sono stati degli episodi che hanno provocato uno scontro. Allora, come quello per esempio del libro del 2020 con del cardinale Sara, che ha tirato in ballo la vicenda del celibato sacerdotale. Allora, diciamo, lei ritiene che Padre Georg abbia cercato di alimentare una polemica tra i due papi? Non credo che ha alimentato una controversia, ma è stato molto cosciente dei problemi, dei differenti punti di vista nella Chiesa su questioni essenziali per la fede, e era ovvio che l'atteggiamento del Papa Emeritus non era esattamente lo stesso, del Papa Francesco, che ha portato, mi pare, nel Vaticano un vero vento di cambio durante i suoi 10 anni di pontificato. Credo che è abbastanza interessante a notare che Benedetto è stato Papa per meno tempo che è stato Papa in pensione. Dunque, in un certo modo era inevitabile che la presenza del Papa Emeritus, talmente vicino a Francesco, è stato, se non imbarazzante, un po' sfortunato in un certo senso. Tutti e due si incontravano abbastanza spesso e superficialmente c'era una grande gentilezza tra i due, ma durante questo lungo periodo, durante questi 10 anni, Benedetto ha continuato a ricevere ospiti nella sua residenza privata, dove viveva molto comodamente con il suo segretario particolare, Monsignor Genswein, e tutti i suoi bisogni erano stati fatti da queste quattro donne
consacrate che cucinavano per lui, teneva la sua casa e faceva tutto quello che era necessario per lasciarlo libero per continuare i suoi studi teologici, di scrivere e di avere una vita che aveva continuato ad amare, cioè la vita di professore di università in pensione, che continua a scrivere, a ricevere personaggi importanti e poi aspettare la fine che era inevitabile per tutti noi. Certo. Senta, prendeva tanti soldi padre Georg, nel senso che a un certo punto gli è stato tagliato lo stipendio. È intervenuto direttamente Papa Francesco per tagliarglielo. No, non credo che è stata una misura presa contro padre James Vine, e soprattutto è stata l'intenzione di Papa Francesco di tentare di far pagare i membri della Casa Pontificia ai prezzi normali. Per esempio, tradizionalmente i cardinali che lavorano nel Vaticano hanno vissuto gratuitamente nei bellissimi appartamenti che esistono dentro il piccolo territorio vaticano. Adesso Papa Francesco ha insistito che tutti gli impiegati, dal più alto vescovo al più alto cardinale, fino all'impiegato meno agli impiegati meno importanti, tutti devono pagare quello che è normale a pagare in un impiego qualsiasi in Italia. Cioè, il senso, credo che il Papa ha voluto diminuire il senso di privilegio di persone che lavorano ogni giorno nel Vaticano. Nel Vaticano stesso c'è una popolazione minima, meno di 1.000 persone, credo. Ci sono altre 3 o 4.000 persone che entrano nel territorio vaticano ogni giorno per fare il loro lavoro. Ma padre Gensheim era uno dei privilegiati che godeva di una casa gratuita e di una bella pensione, eccetera. E adesso torna semplicemente nella sua città natale per continuare la sua vita di prete, la sua vita consacrata. Senta, ritiene che Papa Francesco sia andato su tutte le furie quando lui, subito dopo la morte di Benedetto XVI, ha pubblicato nient'altro che la verità, questo libro di memorie? Pensa che lo avesse proprio programmato dopo la morte del Papa Emerito? Credo che padre Gensheim aveva scritto questo manoscritto durante tutti questi anni, non era un segreto che preparava la sua pubblicazione e credo che era abbastanza normale per lui di pubblicare questo memoriale suo, che evidentemente dà un punto di vista molto parziale sulle vicende che hanno forse fatto arrabbiare il Papa Francesco. Ma vediamo le cose di un'altra maniera. Credo che è normale che dopo la morte di un Papa, tradizionalmente nella Chiesa, il prossimo Papa ha libertà totale di organizzare secondo la sua maniera, e in un certo senso la presenza del Papa Emerito, sì, di padre Gensheim, era un po' imbarazzante per Papa Francesco, nonostante il fatto che per tanti anni padre Gensheim ha agito come go-between tra i due papi, cioè in giornata lavorava
negli uffici vaticani come aiutante di Papa Francesco e ogni sera rientrava nella casa del monastero dove abitava con il Papa Emeritus. È ovvio che ogni sera loro cenavano assieme e discutavano gli affari della giornata. Era una situazione un po' anomala. Certo. E adesso questa situazione si è risolta e il Papa Francesco deve essere un po' rallegrato del fatto che per questo almeno la vita diviene più facile per lui. Ho capito. Quindi diciamo se ne va via un nemico di Papa Francesco. Non si va via un ricordo del passato che per molti anni è stato la status quo del Vaticano, ma che ormai le cose cambiano. Non dimentichiamo che il Papa Francesco ha fatto molti cambi nella leadership del Vaticano, ha mandato in pensione tanti ex cardinali e ha creato tutta una nuova serie di cardinali, soprattutto da paesi nuovi dove non ci sono stati porporati particolarmente con grande influenza nella Santa Sede, ma che ormai prendono un rilievo molto più importante. Certo, l'elezione del prossimo Papa, quando muore Papa Francesco, sarà, suggerirei, molto differente dei conclavi tradizionali che sono stati dominati da popolati italiani e popolati europei. Certo. Va bene, vedremo. Io la ringrazio molto della sua disponibilità. Ringrazio David Willey, vaticanista, giornalista, ex giornalista della BBC, col quale abbiamo parlato della partenza di Padre Gheorghe dal Vaticano per tornare a Friburgo. Grazie. Prego.